Domenica 28 maggio il Parco della Montagnola e Piazza 8 Agosto si sono trasformate in un villaggio della salute, dello sport e della sicurezza, ospitando l'evento dell'azienda USL di Bologna Datti una mossa, per promuovere stili di vita sani e la sicurezza a scuola, a casa, in strada e al lavoro. A fianco degli enti storici come Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale, Protezione Civile, 118, Croce Rossa e IPLE di Bologna, si sono aggiunti quest'anno, tra gli altri, Avis, CONI, WISP, INAIL, IMSS, Comune e Università di Bologna. Tra spazi interattivi, esercitazioni e simulazioni di vario genere a cura dei molteplici enti partecipanti, lo stand dell'IPLE era presente nell'area sicurezza con un cantiere simulato, uno spazio di gioco con mattoncini di legno dedicato ai più piccoli e un'area di costruzione reale dove una squadra degli allievi IFP realizzava in sicurezza una struttura in mattoni, mostrando l'utilizzo corretto di attrezzature e dispositivi di protezione individuale. Un evento qui oggi ai Giardini della Montagnola, non organizzato da un'istituzione, ma da più istituzioni. Sì, questa è la vera novità e la bellezza di questo momento. E parliamo quindi non soltanto della sanità, le aziende US, le aziende ospedaliere, ma della scuola, che è fondamentale perché educano i nostri nuovi, i futuri, i nostri cittadini e soprattutto dove si creano competenze. Non si impone soltanto una gruppo di persone su cui si va a lavorare, ma è la comunità quella attiva, i giovani che studiano, che crescono, che creano competenze, i lavoratori che sono il nostro fulcro e la nostra nuova e vera forza dell'economia e quindi anche forza della comunità. Ritengo che questa giornata sia fondamentale soprattutto per i ragazzi, per l'approccio che ci deve essere alla salute e per far sì che un domani ci sia un minore uso di farmaci, perché ormai è assodato che togliere il fumo e fare del movimento serve per evitare poi di cadere in malattie croniche quali l'ipertensione e il diabete. È fondamentale che anche le persone che si occupano sia di lavoro debbano avere un atteggiamento molto propositivo nei confronti della salute ed evitino il fumo e il mangiare che non va bene, sbagliato. Raccontiamo questo stand sulla salute e sull'alimentazione. E il progetto che viene qui presentato si chiama Impronte, le misure della salute, le scelte che noi facciamo quando facciamo la spesa, ma anche quando ci rechiamo al ristorante, hanno un peso diverso, quindi sulla nostra salute e su quella ambientale, in termini di emissioni gassose, in termini di consumo di suolo per la produzione degli alimenti, in termini di consumo di acqua. È un percorso espositivo interattivo, ci sono 18 postazioni con scelte alternative, scelte di consumo alternative. Con questo lettore ciascuno fa il proprio percorso, fa una sorta di spesa virtuale e al termine della spesa virtuale riceve uno scontrino. Non è uno scontrino in termini economici naturalmente, ma uno scontrino di salute. Una volta che abbiamo fatto tutto il percorso, che appunto prevede ad esempio diverse modalità di preparazione degli alimenti, piuttosto che diverse modalità anche in questo caso di preparazione, cioè faccio io in casa piuttosto che acquistare, diverse modalità di invece consumo, cioè ad esempio prediligo i grassi animali piuttosto che i grassi vegetali. Ecco, una volta che sono state fatte tutte le scelte, tutte comunque legate al consumo, al maggior o minor consumo di un tipo di alimento piuttosto che un altro. Ecco, senza dimenticare anche il discorso dello spreco, perché nel consumo alimentare chiaramente entra in gioco anche lo spreco. Questo è lo scontrino che noi rilasciamo al termine del percorso. Uno scontrino di salute. Consumo di prodotto fresco piuttosto che surgelato. Stessa cosa, in questo caso l'impatto ambientale è calcolato sull'impatto della refrigerazione. La refrigerazione in tutto il mantenimento della catena del freddo, dal momento in cui viene surgelato al momento in cui viene poi consumato all'interno delle case. A proposito di mal di schiena, la nostra azienda ha da poco elaborato un percorso
proprio rivolta alle persone che soffrono di mal di schiena. Mentre il percorso educativo breve ha lo scopo di fornire formazioni e informazioni su come gestire la propria schiena, l'attività fisica adattata, viceversa, propone un'attività fisica secondo protocolli di esercizi predefiniti, svolti appunto da laureati in scienze motorie, per mantenersi costantemente in movimento. Ecco, lo stiamo vedendo anche alle nostre spalle. Esatto, qui ci sono delle colleghe fisioterapiste che stanno proponendo a cittadini che sono qui oggi in Montagnola un assaggio del percorso educativo breve. Mi piace dare dei numeri perché i numeri hanno un'anima. Abbiamo 8.000 ragazzi nella provincia di Bologna che si sono cimentati sui temi della sicurezza. Abbiamo distribuito 6.000 opuscoli. Abbiamo, come dicevo prima, 69 scuole che hanno partecipato. Circa 300 interventi degli enti che ci hanno aiutato nelle varie scuole. La scuola in primis dovrebbe impegnarsi veramente a fondo su questi temi perché sono recepiti bene dai ragazzi e perché i ragazzi saranno i futuri cittadini, i futuri lavoratori. L'anno scorso facemmo un incidente di una impalcatura che cadeva per maldestro uso. Quest'anno abbiamo fatto una simulazione su un incidente che io inizialmente avevo detto fosse marginale, che invece proprio un mese fa ha coinvolto altri lavoratori. Quando si puliscono le cisterne o degli autotreni o cisterne fisse di stabilimenti, dove gli operai si calano per pulire la cisterna dall'interno. Abbiamo cercato anche di mettere in evidenza un aspetto che è a volte sottovalutato, quello dei rischi presenti in ambienti cosiddetti confinati, come per esempio cisterne, vasche, serbatoi, pozzi, dove i pericoli spesso sono sottovalutati, e anche in quello che oggi abbiamo raffigurato, cioè un'intossicazione durante dei lavori di verniciatura, apparentemente normali lavori di verniciatura, in questo contesto particolare diventano molto difficoltosi e oltre che pericolosi per le persone coinvolte, anche particolari per i soccorritori, sia del soccorritori sanitari, ma anche dei vigili del fuoco che devono mettere l'infortunato a disposizione dei sanitari per le relative cure mediche. Questi sono degli interventi dove a partire dalle stesse squadre aziendali le misure da attuare devono essere quelle di non creare ulteriori infortuni provando delle azioni di soccorso che non hanno probabilità di avere una buona riuscita, e quindi attendere i soccorritori meglio se prima l'organizzazione aziendale è già pronta per poter mettere in campo tutto ciò che serve per gestire sin dalle fasi iniziali questo tipo di soccorsi. Qui questo è solo il villaggio della sicurezza, però ci sono tantissime attrazioni anche nel villaggio dello sport, nel villaggio della sana alimentazione, c'è la casa della salute, quindi in realtà c'è tutto il mondo anche delle associazioni sportive che sta arrivando in massa. Giù ovviamente è la parte con lo spiegamento di forze più imponente, perché ci sono tutte le forze dell'ordine, e quindi giù c'è un impatto di richiamo. Poi pian piano la gente arriva qui e quindi è una grande festa per tutti. I bambini, feedback positivo? Assolutamente sì, potete guardarvi intorno e potete vedere che stanno giocando lì ai vari giochi sicurezza senza frontiere, nel cantiere di Iple, con la polizia municipale, fanno pompieropoli giù, ce n'è davvero per tutti, ma anche per i grandi, quindi ce n'è per bimbi e per adulti. Il messaggio, lo ricordiamo, l'importanza della sicurezza a tutti i livelli, a tutte le età, i bambini saranno i lavoratori di domani. Assolutamente sì, e noi riteniamo che sia indispensabile partire da subito, quindi partire dai bimbi, dai 5 anni e arrivare fino all'età adulta. Solo così potremo cercare veramente di dare consapevolezza a tutti i futuri lavoratori di quelli che sono i rischi e di quella che è l'importanza della sicurezza e della salute. E tutto il problema della sicurezza si lega anche al problema della cittadinanza attiva. Rispettare le regole significa essere cittadini attivi.
La sicurezza richiede delle regole e del rispetto delle regole, quindi entra nel grande diciamo, filone della cittadinanza attiva che la scuola diciamo, è in prima fila a creare i giovani con una seria cittadinanza, adesso diremo europea. È la sicurezza, i principi della sicurezza, l'adeguarsi alle norme di sicurezza significa rispettare questo innanzitutto, essere veramente cittadini attivi. Abbiamo dato il patrocinio della regione a questo avvenimento per il terzo anno e siamo molto contenti perché diciamo che anche il periodo è molto diciamo, infausto anche per quanto riguarda per esempio le giovani generazioni, vediamo crescere il consumo dell'alcol e vediamo crescere il problema grandissimo della distrazione quando si guida e non solo quando si guida, anche da pedone o da ciclista, in qualsiasi maniera la distrazione è diventata causa del 56% degli incidenti stradali e si comincia a quest'età. Noi abbiamo cominciato proprio andando assieme ai vigili urbani e dando questa patente del triciclo e noi facciamo come osservatorio campagne che riguardano tutti gli utenti della strada, partendo dai pedoni, dai ciclisti, motociclisti e gli automobilisti. Quindi questa manifestazione che oggi datti una mossa, che io ho soprannominato diamoci una mossa, nel senso che tutti noi dovremmo darci una mossa, fare più attenzione, ogni tanto spegnere il cellulare fa bene, casomai fa bene alla salute. Tutti noi praticamente dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo nella strada e ripeto, lo facciamo sia da utenti come pedoni, da motociclisti, da ciclisti e da camionisti. E quindi un richiamo, un appello all'educazione, non solo quella stradale ma anche quella civica, non guasterebbe. Questo evento non rimarrà solo a Bologna quindi? No, per me è talmente importante che noi suggeriremo all'assessorato della regione che va praticamente all'ASL, che è un po' quello che ha tenuto le fila di questo datti una mossa, di dare una mossa anche alle altre province. Un suggerimento è portiamolo anche nella nostra regione, in altre città della nostra regione. È una bellissima iniziativa che ogni anno viene svolta diciamo, nell'ultima domenica di maggio, in particolar modo per e si vede l'esito positivo oltre all'affluenza di tanti bambini, ma le attenzioni che vengono fatte diciamo, dei bambini stessi per quello che riguarda la sicurezza, ma anche su eventuali possibilità di piccoli incidenti domestici. E questo diciamo, è la base essenziale dell'attenzione. Difatti, moltissime istituzioni all'interno di questo evento si prodigano e fanno molto bene con i bambini perché è un inizio di come ci si deve rapportare nell'ambiente in cui si vive ed è un trampolino di lancio, diciamo, è un'ottima base per il loro futuro nell'ambito diciamo, quando andranno a scuola e quando andranno a lavorare. Quanto è importante la prevenzione? Moltissimo, è molto importante, anzi diciamo, bisognerebbe spendere forse qualche cosa in più diciamo, per quello che riguarda la prevenzione. Ho parlato anche con diversi docenti anche a livello diciamo, praticamente, scolastico di ripristinare la vecchia educazione civica che erano le basi fondamentali non solo di come eventualmente dare una certa educazione ma anche inserire questi, diciamo, tutte queste materie come materie di studio diciamo, per il futuro, perché i bambini da piccoli adesso apprendono ancora meglio e trasmettono diciamo, praticamente con le loro attenzioni anche i genitori, perché se vedono che fanno qualcosa di non corretto sono loro i primi che devono essere diciamo, a correggere i loro genitori. Gli adulti eventualmente già che si sono nell'ambito del lavoro all'interno delle loro ditte o aziende diciamo così, fare dei corsi eventualmente anche di apprendimento diciamo, sul discorso di comportamento, educazione sulla sicurezza, perché lavorare in sicurezza e in salute è la cosa principale. Bimbe, che cosa avete fatto? Io una chiesa. Bellissima, complimenti. E tu che cosa hai fatto? Avevo fatto prima con lei una casa. Un palazzo. Un palazzo, ma vi piacerebbe costruire? Sì. Brave, complimenti. Vinto un premio. Che cosa hai imparato oggi? Costruire le case. Bravissimo, ne hai fatta una grande? Ti è piaciuto? Sì. Mamma, oggi è una giornata insomma dove i bambini si possono divertire, possono anche imparare. Molto, molto divertente questa giornata e molto utile secondo me. Alle nostre spalle la simulazione di cantiere, devo dire i bambini si stanno divertendo da matti, anche le bambine.
Sì, abbiamo aderito a questa iniziativa dell'ASL sulle condizioni generali di salute e sicurezza per la cittadinanza con un cantiere simulato e attraverso alcuni giochi che proponiamo ai bambini e alle bambine che danno l'idea della costruzione. E questo rafforza la presenza dell'istituto nella città e soprattutto ci consente di parlare ancora di sicurezza anche in ambiente di lavoro, qual è quello edile. Il tema della sicurezza è un tema trasversale, non riguarda un settore o una fascia di età. Noi abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa, siamo presenti già, questo è il secondo anno, eravamo presenti anche nel primo anno, abbiamo contribuito alla pubblicazione di opuscoli che vanno rivolti a tutte le scolaresche di Bologna e provincia, molto volentieri, proprio perché vogliamo che il tema della sicurezza diventi un tema trasversale, sempre presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Signor Luigi, lei ha detto che ha lavorato 50 anni in edilizia ed era qui a controllare questo cantiere, questa simulazione dell'IPLE. Ma lei che consiglio darebbe a questi giovani? Di lavorare della roba un po' più morbida e strisciare il mattone quando si mette su. Bene, allora glielo facciamo sapere. Proseguono i festeggiamenti per i primi 70 anni dell'IPLE e dal 15 giugno al 15 settembre 2017 gli ambienti dell'istituto professionale ospiteranno a ingresso gratuito la mostra pittorica La scuola dell'affresco con le opere del maestro Lorenzo Ceregato. IPLE avvia il progetto Una scuola a colori per il Servizio Civile Volontario Nazionale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Il progetto, di 1.400 ore di impegno annuale, vuole supportare gli allievi nella formazione e promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, soprattutto in edilizia. Per candidarsi come volontari presso IPLE occorre presentare domanda di ammissione e relativa documentazione entro il 26 giugno 2017. Per maggiori informazioni si può consultare l'intero bando e scaricare la documentazione necessaria all'indirizzo www.serviziocivile.gov.it oppure contattare la referente dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, Eleonora Maurizi, all'indirizzo eleonoramaurizi@edili.com.